Molto spesso più una preparazione è semplice e più riscontriamo difficoltà. E questo l'ho notato quando mi scrivete ogni volta che faccio la pasta frolla. Chi non riesce a manipolarla, chi la sbriciola, chi gli viene troppo unta. E quindi ho pensato che un video possa essere il modo migliore per non farvi sbagliare più la pasta frolla. Oggi vi farò vedere come la faccio io. Io faccio una pasta frolla base e infatti gli ingredienti che vedete qui sotto sono proprio i più semplici, quelli che usavano le nostre nonne e le nostre mamme da sempre: farina, zucchero, burro e uova. E poi si aggiungono vari aromi. Per me la pasta frolla non è pasta frolla se non ha scorza di limone e vaniglia. Adesso vi faccio vedere come la faccio io. Vado? Dritta? Giù. Per prima cosa appoggiamo la farina perché serve zucchero e burro. Come sempre io utilizzo la planetaria perché mi è più comodo, però la potete fare a mano. Ricordatevi però che le nostre mani sono calde e la pasta frolla non vuole il calore, quindi dovranno essere passaggi molto molto veloci, oppure utilizzate una spatola. Il burro mettetelo a temperatura ambiente, così sarà più facile da lavorare. Come vedete, in pochi secondi burro e zucchero si sono amalgamati. A questo punto aggiungiamo l'uovo. Noterete che negli ingredienti che vi ho messo l'uovo non è messo a numero ma è messo a grammi, e questo è una cosa importante perché ci sono uova medie, grandi e piccole, quindi la differenza fra un uovo grande e un uovo piccolo può incidere sul risultato finale della frolla. A questo punto possiamo aggiungere un pizzico di sale e gli aromi a piacere. Io metto dell'estratto di vaniglia e la scorza del limone. Come vedete, l'uovo è stato assorbito dalla massa e quindi possiamo aggiungere la farina setacciata e il lievito. Facciamo attenzione a questo passaggio perché deve essere il più veloce possibile. Vi spiego anche perché. La pasta frolla deve essere friabile e se noi lavoriamo tanto la farina andiamo a stimolare il glutine, che è quella proteina che rende l'impasto elastico. Noi non vogliamo un impasto elastico e quindi dobbiamo stimolare il meno possibile il glutine. Mescoliamo il minimo indispensabile per avere un bel panetto omogeneo. Come avete visto, in pochi secondi ho aggiunto la farina. L'impasto potrà sembrarvi troppo morbido, ma in realtà è perché il burro è stato un po' lavorato e si è scaldato. Adesso lasciamo riposare la pasta frolla in frigorifero avvolta da pellicola per circa una notte. Questo perché? Perché la pasta frolla non si chiama frolla a caso. Si chiama frolla perché, come la carne deve frollare, quindi deve riposare, anche la pasta frolla si deve riposare per potersi ricompattare e per conferire la giusta consistenza per essere lavorata. Quindi questo forse è uno dei motivi per i quali la pasta frolla vi si sbriciola in mano, perché avete fretta. Io di solito ne faccio in grandi quantità, la divido in panetti da circa mezzo chilo l'uno, così quando avrò voglia di fare una pasta frolla e non avrò tempo, mi sarà sufficiente tirarla fuori dal congelatore, così potrò fare una crostata senza infarinare tutta la cucina. Dopo qualche ora di riposo, la pasta frolla assume questa consistenza, che è super lavorabile. E quindi, fra i molteplici usi di una pasta frolla, quindi biscotti, basi, fondi, quello che io preferisco è la crostata. E quindi oggi vi faccio tante piccole crostatine che potete fare per i vostri bambini per la merenda a scuola. Mettiamo un po' di farina per lo spolvero e stendiamo la frolla. Ricordiamoci che deve essere uno strato più omogeneo possibile per avere una cottura più uniforme. A questo punto prendo un coppapasta un po' più grande dello stampo definitivo e ricavo questi cerchi. Prendo degli stampini che non è necessario imburrare perché la pasta frolla non si attacca, ma io li imburro lo stesso e vi dico perché. Questo me l'ha insegnato un maestro pasticcere. Io imburro i tortini perché questo burro in cottura friggerà e creerà una crosticina ulteriore alla pasta frolla, in modo tale da avere delle crostatine ancora più croccanti e più friabili. Enrica, scusa, ci dicono che hai la farina. No, no, perché sì. Ho fatto peggio! No! Ah, la teniamo, dai. Oh. O che la mettiamo dappertutto. Vabbè, amen. Ok. Dobbiamo bucherellare la frolla perché
se non la bucherelliamo in cottura si gonfierà e farà macello, e quindi bucherellatela. Disponiamo il cerchietto sullo stampino della crostatina e con l'aiuto dei polpastrelli lo sagomiamo. A questo punto, con un coltello un po' affilato, rifiliamo i bordini. Useremo i ritagli per fare le decorazioni sopra. Io qui ho diverse confetture e creme spalmabili. Potete metterla direttamente con il cucchiaio, però per avere un prodotto finale un po' più carino, ho fatto un casino. Fa anche rima. Vi consiglio l'uso della sacca poche. Poi possiamo farne una con una confettura di prugne. Sono fragole perché ho sentito l'odore. Ok, questa qui è con la confettura di fragole. Poi ne possiamo fare una con la marmellata d'arance. Sopra la marmellata d'arance possiamo mettere qualche fettina di mela, che ci sta molto bene. Lo disponiamo così a raggiera. L'ultima potremmo farla con la mia marmellata di ciliegie. Questa è fatta proprio con le ciliegie che abbiamo raccolto noi e quindi ha un valore aggiunto, sarà sicuramente la mia preferita. Ora dobbiamo solo decorarle sopra. Stendiamo la pasta frolla rimasta a uno spessore un po' più sottile di prima. Perfetto, adesso dobbiamo divertirci. Quindi possiamo fare delle strisce un po' più grandi e poi possiamo disporle o perpendicolari tra loro, così, oppure le possiamo mettere un po' in diagonale. Con l'aiuto delle dita, vedete, taglio i bordini. Se avessimo degli stampini piccolini potremmo fare dei piccoli dettagli come dei fiorellini, oppure possiamo provare a fare una piccola treccina. Ok, dovrebbe essere sufficiente per coprire, eccola qua, la nostra crostatina. Visto che si tratta di crema di nocciole, ci possiamo mettere sopra delle nocciole, delle mezze nocciole. Nel frattempo ho acceso il forno a 180 gradi e non mi resta altro che infornare le mie crostatine. Le crostatine Le crostatine sono pronte, aspetto solamente che si raffreddino bene per poterle toglierle dagli stampini, però non vedevo l'ora di farvele vedere. Il profumo è ottimo e la merenda per la mia bambina e quindi anche per i vostri bambini è pronta. Guardate che bell'assortimento, fate tante crostatine e poi fatemi sapere se vi sono piaciute. Ciao a tutti!